Pensiamo di abbracciare Cividale con un piccolo arredo urbano, proiezioni, le cominceremo a vedere questa sera, installazioni, una nuova veste grafica dei materiali del festival. Edizione 23esima questa, ma come non poteva essere nel segno della continuità, dopo una così lunga gestione da parte di Antonio Devitac, che ringrazio, ma anche con forti segnali di cambiamento, perché si tratta dell'inizio comunque di un mandato triennale che mi è stato affidato. Portiamo in città più di 50 spettacoli importanti, di qualità, che vogliono raccontare il presente e soprattutto con la prosa, strumento privilegiato, o meglio, con il teatro, diciamola meglio. E quindi grazie immediatamente a Rita Maffei e al CSS per la consulenza artistica, per la sezione teatro che mi hanno dato. Riportiamo le marionette in città, per le strade, sotto il nome tutelare del nome di Vittorio Podrecca. E poi abbiamo grandi protagonisti della scena internazionale, dai registi Ronconi al pianista Bollani, il coreografo Jan Fabre, la forse più grande compositrice oggi al mondo, Sofia Gubaidulina, due gemelli della danza che si esibiscono questa sera straordinari, Gubenicek, la più antica compagnia di ballo olandese, Scapino Ballet, e poi una delle orchestre più importanti al mondo, Camerata Salzburg, abbiamo visto naturalmente tutti il 6 luglio, Riccardo Muti. Abbiamo anche gli alfieri della musica e della poesia friulana, Pierluigi Cappello, Glauco Venier, il teatro lirico della nostra regione, forse c'è anche il sovrintendente in sala, o comunque ci raggiungerà più tardi, quando si esibirà su questo palco l'ensemble per Histoire du Soldat di Stravinsky. Il CSS, dicevamo, e l'attenzione alla lingua e alla cultura friulana per una produzione specifica in tal senso. Una serie di prime assolute, come per esempio quella di Stefano Bollani nella inusuale veste di autore teatrale, l'appello alla bellezza codificato negli splendori del barocco, penso ad esempio all'ultimo concerto, il matinée che si terrà domenica 27, con Combattimento Consort di Amsterdam, uno degli ensemble più importanti per l'esecuzione della musica barocca sugli strumenti originali, oppure al classicismo viennese, quello della grande scuola di Haydn, Mozart e poi Schubert, o nella danza, però la danza che muove da pulsioni poetiche, se non addirittura nella poesia. Abbiamo poi lo sguardo alla contemporaneità, una contemporaneità, come diceva il Presidente, disillusa, e quindi uno sguardo spesso graffiante, lo vedremo questa sera alle 20:30, al Ristori per esempio, testimone di un presente incerto. Ma abbiamo anche la festa, perché festival è anche festa, divertimento, spettacolo leggero, le proiezioni del film muto con l'accompagnamento musicale, le installazioni, la danza verticale, due ballerine che vincono, sfidano e vincono la forza di gravità. Molti giovani sul palco, vedrete, assieme ai grandi nomi, alle grandi star internazionali. Sul palco i conservatori di musica, avete appena visto l'ensemble del Conservatorio di Udine, vedete quello del Conservatorio di Trieste, vedrete e ascolterete gli allievi dell'Accademia Nico Pepe, ma molti giovani anche all'interno della macchina organizzativa, i volontari, gli studenti delle scuole, coinvolgimento della città anche attraverso il coinvolgimento delle scuole.